non edizione del torneo di Cartea, ed abbiamo l'uomo partita Giovanni D'Amato della partita fra Politec Piscina e Blancos, finita 4-1 per i Blancos con una doppietta di Giovanni, che poteva essere una tripletta, purtroppo è fallito l'appuntamento con la tripletta oggi. Mi ero giocato alla SNAI la tripletta per poco, forse l'emozione di farla, ho sbagliato il gol facile, però primo marcatore l'hai preso. Sì quello l'ho preso. Comunque parliamo di cose serie, dopo la sconfitta per 9-2 è stata una bella risposta oggi da parte della vostra squadra. Sì, a parte gli scherzi, oggi eravamo al completo, serviva una vittoria per riprenderci in classifica, per riprendere la nostra marcia, ci siamo riusciti. La partita non era facile, sbagliamo troppi gol davanti alla porta, però alla fine oggi è arrivata la mia doppietta, ha contribuito alla vittoria. Abbiamo preso solo il gol all'ultimo, però è stata una bella partita da parte nostra. Peccato per Baccaro, che ha fallito l'appuntamento con il gol, però ha fatto due o tre assist, che una volta due è sbagliato, l'altra volta Urzì, purtroppo in fase realizzativa ancora non ci sono dei problemi. Sì, sostituiva oggi a Parisi, però ha giocato benissimo, faceva sponde di testa, di petto, dà un grande contributo alla squadra. Purtroppo il gol non arriva, sarà la squadra è stregata, gli attaccanti di questa squadra purtroppo hanno qualche problema, però l'importante è che non ce la di centrocampisti. Tu, Farace, oggi è bellissima punizione. Sì, i centrocampisti portano avanti la squadra, e va bene, modulo di Spalletti, va? Sì, l'importante è vincere, alla fine non importa chi segna, anche i difensori, Gabriele è una costante, segna sempre. Quindi diciamo Gabriele in versione Riese, tu in versione Perrotta, e questa Roma può andare. Sì, andiamo avanti. Va bene, in bocca al lupo per il torneo.